Buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, benvenuti. Ora, devo sistemare un attimo un po' di cose perché ho questo faretto qui che non mi piace dove sta. Quindi, il microfono lo coprirà. No, così, ecco qui. Uh, buon pomeriggio a tutti, benvenuti. Ah, botta al microfono, non richiesta, benvenuti. Allora, facciamo così: Se questo lo spostiamo e questo lo mettiamo un po' più in qui. In teoria il microfono copre il faretto e diventa tutto molto molto migliore o almeno questo è quello che fingeremo. Oggi, oggi ci aspetta una uh, devo cambiare a proposito il titolo della live. Devo cambiare il titolo della live e uh, rinominarla come mh, ripassiamo il Congresso di Vienna, sì, lezioni di storia. Uh, pu che guarda, ripassiamo il congresso di Vienna. Si, sì, va bene così um, ecco qui. Ripassiamo il congresso di Vienna. Per chi non mi conoscesse per chi si fosse unito ora al canale Twitch. Io sono Antonio, sono laureato in storia e questa settimana uh, sarò in live tutti i giorni dalle 16. Per aiutarvi a ripassare un po' di storia contemporanea. Uh, leggeremo un manuale e partiremo da un manuale di storia contemporanea, uno semplice, leggero, piccolino che ho in casa. I temi della live di oggi saranno l'Europa post-Napoleonica e post-Congresso di Vienna, soprattutto. E successivamente i moti rivoluzionari del periodo 20-21, 30-31 e eventualmente 48. Dico eventualmente perché non è sicuro che riusciremo a trattare oggi del 48 e molto probabilmente ne parleremo domani in una live dedicata. Uh, la live durerà circa un'ora e potrà essere recuperata tranquillamente sul canale YouTube Historicalize. Il manuale di riferimento, il manuale di base a cui faccio riferimento per questa serie di lettura è il Scenari del mondo contemporaneo dal 1815 ad oggi di Giovanni Montroni, edito, il Muli, edito la terza, è un manuale veramente molto semplice, breve, piccolino, uh, c'è tutto quello che ci aspetteremo di trovare in un manuale forse qualcosa in meno rispetto ad altri manuali un po' più ampi come il Sabatucci Vidotto, come il, come il Banti, uh, però ecco, per essere un qualcosa che leggeremo in una settimana, un paio d'ore al giorno, credo che vada più che bene, comunque è semplicemente un'introduzione, serve per ripassare no, il Novecento. Abbiamo visto nelle scorse live uh, come è cambiata l'Europa, come è cambiato il mondo a fine XIX secolo. Nel XIX secolo, grazie alla rivoluzione industriale, come cambia il mondo, come cambia la società, come cambia la politica, cambiano un sacco di cose. Cambia il modo di vivere degli uomini e delle donne in Europa, cambiano i rapporti familiari, cambia il rapporto con il mondo del lavoro, cambiano tante cose. È un mondo particolare, è un mondo in, in rivoluzione, in un certo senso. E se da un lato rivoluzione, serve Montroni, è un termine che ricamia un cambiamento repentino molto veloce, dall'altro in realtà le rivoluzioni, soprattutto quelle del XIX secolo, sono qualcosa di molto lento, che impiegano tanto tempo uh, per manifestarsi concretamente. La rivoluzione industriale richiede circa un secolo e mezzo nella sua fase più ampia e circa un secolo in quelle regioni d'Europa dove è avvenuta molto rapidamente e soprattutto iniziata molto, uh, molto tardivamente. Per quanto riguarda la rivoluzione politica, la rivoluzione culturale, la rivoluzione sociale, iniziato il processo di rivoluzione iniziato con la rivoluzione francese, è terminato in un certo senso con la seconda rivoluzione francese anche qui. Abbiamo a che fare con diversi episodi eh, molto veloci, molto forti, ma un percorso che si dilunga in tutto il XIX secolo, in gran parte del XIX secolo. Buon pomeriggio Abramo, buon pomeriggio Frate Puccio. Cominciamo quindi con il paragrafo 2 del capitolo 1, ovvero rivoluzioni, agitazioni, movimenti di protesta. Paragrafo 1, il contesto rivoluzionario. Siamo nell'immediato dopo congresso di Vienna. L'Europa è stata ridisegnata no, sul modello di quella che era l'Europa precedente la rivoluzione francese, che era l'Europa pre Napoleone, quell'Europa in cui vengono ripristinate un po' le vecchie monarchie e alcune nazioni, alcuni stati vengono ridisegnati e rafforzati con l'annessione di alcuni territori, mentre altri Vengono un po' schiacciati uh, all'interno di nuovi e vecchi stati. Caso esemplare è quello della Francia che viene schiacciata, che viene compressa no? tra varie nazioni, perché? Perché la Francia era colpevole di aver esportato prima i moti rivoluzionari e poi la, e poi, uh, la piaga di Napoleone. L'Inghilterra, il Regno Unito, da parte sua, che aveva contribuito a sconfiggere, che aveva impiegato lo sforzo maggiore, che aveva fatto lo sforzo maggiore per sconfiggere Napoleone, si ritrova uh, ad essere un po' protagonista di questa nuova epoca e quindi va a rafforzarsi, no? va a posizionare sui vari troni d'Europa uh, parenti, cugini, nipoti della, della Casa Reale. Nel XIX secolo, soprattutto nella fase finale del secolo, praticamente i, le teste coronate di tutta Europa saranno più o meno direttamente imparentate con, uh, con la casa regnante britannica, in particolare con la regina Vittoria, che farà un gioco strategico estremamente significativo e praticamente sarà zia di tutte le case regnanti d'Europa. Un saluto a Franci. Che, uh, ciao Franci che ha lasciato un follow al canale, spero che questa live possa essere interessante. Il congresso di Vienna aveva creat, cercato di raggiungere obiettivi impossibili: impossibili perché l'Europa dopo il 1815 era troppo mutata rispetto a quella degli anni precedenti la rivoluzione francese. Lo dicevo nelle scorse live, ma lo ripetiamo anche oggi per chi fosse nuovo. Si cerca di passare una mano di spugna, si cerca di far finta che Napoleone non sia esistito, che la rivoluzione non ci sia stata, ma in quegli uomini che hanno seguito Napoleone e che si erano barricati no, nella Parigi rivoluzionaria, loro sanno che la rivoluzione c'è stata e non importa che la politica si riunisca e decida che ok il re tornerà ad essere un... Uh, um, tornerà ad essere, uh, non lo so, quella famiglia reale non ci interessa più di tanto, uh, torneranno i Borbone ecco sul trono, torneranno gli Asburgo su quell'altro trono, non importa alla gente, alla gente importa che la rivoluzione, che quel che è cambiato nella società rimanga, quelle conquiste che sono state fatte rimangano. Dopo il 1815, con il congresso di Vienna, uh, i re, tra virgolette, i sovrani i regnanti d'Europa sono costretti in un modo o nell'altro a concedere delle carte costituzionali e quando, come nel caso di Carlo X di Francia, proveranno a ritirare quelle costituzioni, a fare un passo indietro, a negare alcuni diritti che ormai erano stati acquisiti dalla popolazione, la popolazione non si farà troppi problemi a prendere le armi. E insorgere contro la casariale perché ormai il mondo era cambiato. Il mondo non era più lo stesso. L'ancien regime, l'antico regime, la società feudale che aveva caratterizzato il mondo dal declino di Roma fino alla rivoluzione francese, ormai non esisteva più in Europa. Um, L'espressione L'espansione delle attività industriali, per quanto arretra uh, arretrate, avevano dato un carattere più articolato a buona parte della società europea. In Inghilterra, accanto a un'aristocrazia e un mondo legato all'interesse agricolo, orgogliosi del loro sistema industriale, era cresciuta una nuova realtà che riteneva quello stesso sistema industriale troppo esclusivo. È importante questa parola, questo passaggio incapace di rappresentare la domanda dell'intera società. Come abbiamo visto nell'altra live, nel 1842 il governo britannico si ritrova a fare qualcosa di praticamente inaspettato, si ritrova ad intromettersi, in un certo senso, nei rapporti che regolavano il lavoro, nei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore. Siamo in questa prima fase del Novecento, in una società totalmente liberale. Non esistono molte regole per regolamentare il lavoro, di fatto, non esistono regole che regolamentino il lavoro. C'è qualche regola antica del XVII, del XIV secolo che regola i rapporti tra proprietario terriero e contadino, ma sono cose molto limitate che non si applicano a settori lavorativi, eh, fabbriche, industrie, miniere che stavano sorgendo in quel momento. No? I rapporti di lavoro nelle fabbriche non erano in alcun modo regolamentati, come non era regolamentato il lavoro in miniera. Il governo è chiamato in qualche modo a intervenire, è chiamato a intervenire perché se da un lato l'elite borghese che controllava la ricchezza nazionale uh, faceva un po' quello che voleva, dall'altro le masse popolari erano molto numerose e il fatto di essere molto numerose diventa nel XIX secolo uno strumento di pressione particolarmente forte, particolarmente significativo. In Inghilterra, accanto a un'aristocrazia e un mondo legato all'interesse agrario, orgogliosi del loro sistema industriale, era cresciuta una nuova realtà che rientrava, riteneva quello stesso sistema industriale troppo esclusivo e incapace di, di rappresentare le domande dell'intera società. Negli anni successivi alla rivoluzione francese, un'opposizione crescente alla... Costituzione inglese uh, attraversava tutti i gruppi sociali legati al commercio e all'imposta, non solo i banchieri, industriali, nuovi ceti medi, ma anche consi consistenti nu nuclei artigianali, nuclei di artigiani, produttori, lavoratori di bottega, falegnami, ceramisti, vasai: oh, tutto questo gruppo no, particolare di lavoratori che non facevano un lavoro industriale. Lavoratori, ma anche lavoratori di fabbrica, bottegai e piccoli commercianti. Contro le posizioni ideologiche di Whigs e Tory, e Tory uh, le due principali forze politiche all'epoca, ma ancora oggi possiamo identificarle come le due principali forze politiche conservatori e ehm, conservatori, eh, reazionari, potremmo identificarli, questi gruppi diedero origine a una cultura radicale. Il radicalismo britannico non fu un progetto politico in senso stretto, ma si articolò in numerosi programmi differenti. Nel primo trentennio del XIX secolo radicali play come i seguaci di Thomas Paine o quelli che si rivendevano nel libro di Thomas Paine, The Rights of Man, i diritti dell'uomo, e radicali della middle class, i radicali della classe media, o riattivare il video uh, che avrebbero avuto in John Bright uh, l'interprete più ascoltato trovarono il loro terreno comune nella riforma del sistema elettorale. Uh, C'è una richiesta, no, di un po' tutte le forze politiche che agiscono in questo momento in Inghilterra, nel Regno Unito, di riformare il sistema politico. Riformare il sistema politico in Inghilterra, che era sopravvissuto alla rivoluzione francese, che non aveva conosciuto la piaga di Napoleone, che era sopravvissuta intoccata in un certo senso al congresso di Vienna, è molto significativo. Significa davvero tanto perché in quel mondo che non aveva subito cambiamenti, perché era riuscita con la grande elasticità che caratterizzava la società britannica del, XIX, del XVIII secolo a sopravvivere a quel mondo senza. Senza che si giungesse ad una rivoluzione vi era comunque una richiesta di rinnovamento e di cambiamento, figuriamoci nel resto dell'Europa. Nel frattempo ringrazio Calcio48 per il follow al canale. Grazie caro per, per seguirci. Spero che questa live possa essere interessante. Stiamo ripassando insieme più o meno l'Europa post congresso di Vienna. Uh, tra l'altro devo cambiare il titolo alla live perché effettivamente il congresso di Vienna c'entra poco. Lezione di storia. Uh, il contesto uh... L'Europa rivoluzionaria del XIX secolo mi sembra un titolo più appropriato. Tornando, tornando invece a quel che stavamo dicendo, nel primo trentennio l'abbiamo già letto. Uh, è un sistema elettorale. Se avete domande ne approfitto per ricordarlo. Se avete delle domande riguardanti l'età contemporanea, ma anche riguardante l'età precedenti, le fasi precedenti della storia, età moderna, uh, età medievale, mondo romano, mondo greco, storia antica, se avete delle domande che riguardano la storia, chiedete pure la chat è qui per questo. Potete fare tutte le domande che volete, io vi risponderò senza problemi. Ovviamente anche domande successive al periodo che stiamo trattando. Se magari vi interessa un approfondimento su un tema specifico, no? perché magari eh, boh, in questo periodo a scuola state studiando, non so, di delitto matteotti, ecco, possiamo parlare anche di quello. Non è assolutamente un problema, ci torneremo in altre occasioni, ci sarà sicuramente modo di parlarne. Comunque, dicevo... Uh, chiedevano appunto una riforma elettorale la richiesta di una riforma elettorale è un po' il tema comune che accarezza un po' tutti che attraversa un po' tutti richiedono una riforma elettorale una riform un rinnovamento del sistema politico i contadini lo richiedono gli operai lo richiedono gli artigiani ma lo chiederanno in seguito anche le donne lo chiederanno gli operai lo chiedono veramente tutti in questa Coincidenza di interessi non mancavano però le ambiguità, perché ovviamente tutti chiedevano la stessa cosa, ma ognuno lo chiedeva per ragioni differenti, ognuno inseguiva poi alla fine un proprio interesse specifico: chi voleva maggior rappresentanza, chi voleva rappresentanza, chi ambiva al potere, chi ambiva ad agevolazioni per i propri interessi personali, e così via. In questa coincidenza di interessi non mancavano però le ambiguità. Da una parte la middle class invocava la riforma parlamentare per affermare l'idea del libero mercato, cari ai gruppi commerciali e imprenditoriali, dall'altra la working class, la classe lavoratore, mirava a togliere all'interesse fondiario il monopolio, del, il monopolio delle funzioni legislative per proteggere il proprio standard di vita contro la deregalamentazione economica e il laissez-faire. Uh, cosa ci sta dicendo? Ecco, qui abbiamo due classi contrapposte, abbiamo la classe media no? che chiede il libero mercato, che lì li chiede il libero mercato uh, tot cur, uh, sia a livello di commercio, quindi possibilità di mettere il prezzo senza alcun tipo di regolamenta regolamentazione da parte dello Stato, sia la possibilità di regolare in maniera autonoma i rapporti con i lavoratori. Io, imprenditore, chiedo di poter pagare il meno possibile il mio lavoratore dipendente, chiedo di decidere io quali ritmi lavorativi, quali tempi, quali standard lavorativi dovranno essere rispettati nel mio stabilimento industriale, nella mia fabbrica. Dall'altra parte, il lavoratore chiede di, di, di non essere sfruttato chiede maggior attenzione, maggior rappresentanza, chiede una qualche tipo di regolamentazione, un qualche tipo di garanzia. Il lavoratore in questo momento prima del 1842 non ha alcun tipo di garanzia. Il datore di lavoro può licenziarlo in qualsiasi momento senza alcuna ragione, perché tanto perché non c'è una regolamentazione dello Stato, da parte dello Stato non c'è alcun tipo di intervento da parte dello Stato e soprattutto soprattutto il vuoto che si verrebbe a creare Ovvero il posto di lavoro mancante verrebbe facilmente riappiazzato. grado questo perché c'è una grande massa di lavoratori potenziali, di disoccupati che, che cercano lavoro e quindi, e quindi è facile trovare qualcuno che vada a lavorare al posto di chi ha mandato via. E ringrazio Raffaele, il nonno matto per il follow. Grazie caro per, uh, grazie, caro per il follow. Stiamo parlando di storia, stiamo parlando di età contemporanea. Stiamo parlando del contesto storico in cui si sarebbero uh, diramati i moti rivoluzionari del 2021, 3031 e poi il classico 48. Credo che in questa prima fase di live raggiungeremo il 48 ma non approfondiremo il 48 e del 48 poi parleremo con calma domani. La live comunque sarà recuperabile indifferita, una volta terminata sia su questo canale che sul mio canale YouTube Historic Lies. Quindi non c'è assolutamente uh, problema se vi siete persi la prima parte o se non riuscite a seguire tutto, potete recuperare tutto in differita, tanto durerà il tutto al massimo un'ora. Uh, i fenomeni politici non erano limitati alla sua Gran Bretagna ma erano diffusi in buona parte dell'Europa, Russia compresa, soprattutto la Russia aggiungerei, che era quella un po' più arretrata, era la zona d'Europa un po' più arretrata che viveva ancora molto immersa nell'anziano regime, nel sistema feudale e la Russia sarebbe rimasta uh, Imbrigliata no? in quel mondo antico, in quel mondo ancestrale che non aveva conosciuto né la Rivoluzione francese, né l'Illuminismo, né la Rivoluzione industriale, che non stava conoscendo la Rivoluzione industriale almeno fino al 1917, quindi per oltre un secolo rispetto al resto di Europa, molto più tardi addirittura conoscerà l'ammodernamento, molto più tardi. Anche rispetto a regioni come l'Italia e la Germania che conosceranno la rivoluzione industriale soltanto sul finire del XIX secolo. Esponenti del mondo finanziario, commerciali, nuovi ceti medi, studenti, militari. Gli studenti sono un, un gruppo di rappresentanza che fino a quel momento praticamente non esisteva, ma anche gli operai sono gruppi popolari uh, che fino a quel momento veramente non esistevano ed entrano iniziano a far sentire la propria voce a partire da questo secolo. Il XIX secolo è fondamentalmente il secolo in cui gli storici dicono, molti storici dicono, che le, che la, uh, che le masse popolari fanno la propria irruzione nella storia. Qui ci sarebbe da aprire un, un altro discorso sul fatto che in realtà le classi popolari sono da sempre nella storia, ma ecco, nel XIX secolo iniziano a far sentire maggiormente la propria voce, non che nel, non che nel XVII secolo non accadesse l'insurrezione di Praga, la prima era di Praga del XVII secolo, vediamo che ci dice che già anche all'epoca facevano sentire la propria voce, se, uh, se provocati sufficientemente, ma erano generalmente molto taciturni prima del XIX secolo. Dal XIX secolo in poi iniziano ad essere un po' più presenti e soprattutto a rivendicare sempre più fre frequentemente il loro diritto di essere ascoltati. Questo movimento, questo movimento eh, e le sue finalità si intrecciavano. Ho saltato un paragrafo. Gli esponenti del mondo finanziario e commerciale, nuovi cioè di medi e militari ambivano all'allargamento delle istituzioni politiche alla costruzione e alla costruzione di diverse forme di rappresentanza. Insomma, si va verso la richiesta di parlamenti, fondamentalmente. Di istituzioni parlamentari che siano un po' più rappresentative delle, delle varie, della camera alta, della camera clericale e della camera bassa. Um, che siano un po' più rappresentative degli stati generali, che erano la forma di rappresentanza dell'anziano regime, dell'ultimo antico regime. Questo movimento e le sue finalità si intrecciavano secondo, secondo radiazioni diverse, con il crescente nazionalismo che dominava buona parte dell'Europa, almeno anche al, dalla diffusione della cultura romantica. Il movimento dei Cabrista in Russia, per quanto intrinso di motivi patriottici e nazionali, fu, nu fu nutrito di aspirazioni democratiche e libertà politica. Il movimento decabrista esplose poi in una rivoluzione, in un'insurrezione popolare. Scoppiato il 14 dicembre del 1825, giorno dell'incoronazione dello zar Nicola I, che era cugino del re di Grecia e che era nipote poi di... Uh, che era anche imparentato qui anche lui con la casa britannica, lo zar Nicola I, il tentativo di insurrezione organizzata dagli ufficiali della guardia imperiale venne rapidamente soffocato. Uh, un secolo più tardi lo zar non avrebbe avuto altrettanta fortuna. Comunque, al contrario, diversamente in Grecia si combatté esclusivamente non per la formazione di un parlamento, di un rinnovamento delle istituzioni politiche, ma semplicemente per ottenere l'indipendenza dall'impero ottomano. La Grecia fino a quel momento era parte dell'impero ottomano, era uno dei territori più ad, o... più ad occidente dell'impero romano. Calcio dice interessante, ti ringrazio. Spero davvero che la live sia interessante e che possa esservi d'aiuto in qualche modo. Tra questi due estremi, ovvero vogliamo cambiare la rappresentanza politica? A... Non ci interessa più di tanto della rappresentanza politica, semplicemente vogliamo cambiare la testa coronata che ci governa. C'è un abisso, c'è un infinito mondo. Di mille sfumature, di mille realtà differenti. Tra questi due estremi, negli anni compresi tra il 1815 e la metà del secolo, ovvero tra il 15 e il 48, si ebbero situazioni intermedie molto diverse. Tra i motivi di insoddisfazione non vi erano solo quelli di carattere politico, ma anche le difficoltà subite dai gruppi popolari a causa della prima industrializzazione. Se avete dubbi vi posso fare delle domande? Assolutamente sì, dovete fare delle domande, veramente io vi esorto a fare tutte le domande che volete, sono qui per questo. Se uh, avessi voluto fare un qualcosa di assenso unico in cui io leggo, parlo e poi voi fruite passivamente avrei fatto dei video come li faccio su YouTube, invece sto facendo delle live, quindi veramente se avete delle domande scrivete pure senza, senza remore. Le discontinuità del lavoro manufatturiero e la privatizzazione delle terre garantivano sempre meno quelle forme di integrazioni economiche che in passato avevano reso possibile la, la sopravvivenza dei ceti rurali. Che significa? Significa che regime, per quanto poveri i contadini, potevano coltivare comunque la loro terra. La terra che avevano in gestione poi si divideva fondamentalmente, quindi una parte del raccolto andava al nobile, una parte del raccolto andava alla chiesa, una parte del raccolto rimaneva alla famiglia contadina che aveva lavorato quella terra. In questo momento invece con la riorganizzazione a no, terre private che vengono affittate ai contadini, i contadini non hanno più accesso alle risorse che stanno coltivando, ci sono molte zone d'Europa in cui i contadini... Sono operai della terra, non sono realmente contadini, no? li possiamo vedere come degli operai della terra, ovvero vanno lì, lavorano la terra, coltivano, raccolgono, ma tutto ciò che raccolgono è di proprietà del proprietario della terra e loro vengono pagati con del denaro con il quale poi vanno ad acquistare al mercato del cibo che molto probabilmente è stato prodotto proprio da loro, quindi loro vanno ad acquistare il cibo che loro stessi hanno raccolto. Alcune zone d'Europa particolarmente arretrate, come l'Italia meridionale, non conosceranno questo fenomeno prima dell'unificazione. Uh, gran parte dell'Europa più moderna, tra virgolette, invece, inizierà a fare i conti con questi problemi già nell'immediato post congresso di Vienna, nel, cioè nel 1815-16, già iniziano ad avere questo tipo di problemi. In tutta la prima metà del XIX secolo i modi rivoluzionari si svilupparono in un paese e nell'altro con numerosi caratteri in comune, troppi per non pensare che vi fossero delle relazioni diverse, dirette tra un avvenimento e l'altro, eh, ma non abbastanza per dirci con assoluta certezza se sono collegate. Questi fenomeni rivoluzionari erano molto simili tra di loro, ma non c'era una rete di cospirazione di fondo che univa tutte le organizzazioni. Vi erano semplicemente delle reti di pensiero, di idee comune. E ovviamente le idee si diffondono, si diffondono in maniera estremamente rapida, si diffondono, basta una persona che parte, va in un altro paese, raccontano le proprie idee e uh, cattura l'attenzione di altri intellettuali in quell'altro paese, in quell'altra città. E quindi le idee viaggiano, viaggiano senza confini, viaggiano molto rapidamente, soprattutto nel XIX secolo, viaggiano con grande libertà. E senza troppi problemi in Europa, perché le frontiere erano ancora, diciamo, un problema. Uh, erano proprio presentissime le frontiere tra le nazioni. Quindi, credo che tu potevi partire dall'Italia e andare in Francia senza essere controllato al, al, al valico, ecco, al barco. Anche perché non c'era un barco, passavi in mezzo alle campagne e non ti considerava nessuno. Ehm. Um, e a questo proposito è stato notato come gli intellettuali che guidavano i movimenti rivoluzionari, fortemente collegati con le realtà sociali regionali, appartenessero in realtà a una sorta di comunità internazionale animata allo stesso progetto di emancipazione. Si parla di un'emancipazione nazionale, rivendicazione di diritti, di classe, eccetera, eccetera. Numerosi elementi favorivano la coesione di queste comunità di rivoluzionari e contribuivano a omogenizzare i modelli di vita. Ovvero, si cercava di perseguire no? uh, uno standard un po' più o meno comune. Ok, quello ha questo diritto, in, que in quella città si battono per questo diritto, in un'altra città noi non abbiamo questo diritto. Battiamoci anche noi per avere quel diritto che hanno, perché in, che in alcune parti del mondo è già acquisito, che ha e per quali altri già stanno lo Insomma, nel XIX secolo si punta sempre al meglio, si punta, i moti rivoluzionari puntano poi al di là no, delle correnti di pensiero differenti, i vari gruppi rivoluzionari, Puntano al raggiungimento di una sorta di standard comune, collettivo, di diritti collettivi, di diritti universali. Si inizia a parlare di diritti universali, se ne parlava già nel secolo precedente, in realtà, frutto dell'illuminismo, frutto del, uh, del naturalismo e uh, dell'universalismo, eccetera, eccetera. Comunque, il primo elemento era la dimensione ristretta e gli obiettivi comuni per i quali ci si batte il più diffuso quello comune dappertutto era il ridimensionamento della, della politica ovvero il primo elemento era la dimensione ristretta e l'Italia di questo piccolo universo rivoluzionario uh, per avere un'idea meno appropriata di quanto ristretta basti ricordare che nel 1848 l'Europa Gran Bretagna compresa gli studenti universitari erano circa 40.000 e la popolazione complessiva europea era di circa 200.000 abitanti. Oggi 40.000 sono gli studenti di un singolo ateneo italiano, ci sono 34.000 studenti soltanto dell'Università di Pisa. Um, quindi sono numeri. Parecchio, uh, parecchio significativo parecchio interessanti. Abbiamo visto no, in altre live come vi sia stata una forte crescita demografica uh, nel XIX secolo. Il fatto che nel 1848 gli studenti universitari erano in tutta Europa erano circa 40.000, però è molto significativo perché erano circa un quarto della popolazione europea, un cui facciamo un quinto della popolazione europea un quinto della popolazione europea che studia è tantissimo è un tasso di, di alfabetizzazione elevatissimo si sta avendo un tasso di alfabetizzazione elevatissimo l'elite di professionisti di amministratori pubblici di insegnanti di studenti e un piccolo numero di aristocratici liberali non avevano difficoltà ad, inter, ad intendersi nelle varie aree dell'europa a ciò si aggiungeva la continuità dei rapporti, fa, uh, rari frequen, uh, rari resi frequenti dei viaggi, ma ancora più dai lunghi periodi di esilio, gente che veniva esiliata, che si ritrovava a scappare perché aveva avuto dei problemi, perché era in contrasto no, con le autorità politiche. Uh, che, mh, insomma, esistono sì, tanti motivi per cui nel XIX secolo si andava in esilio politico o volontario. Oggi parleremo di rifugiati politici. Um, C'erano anche semplicemente dei banditi, no? Qualcuno che fa una rapina è ricercato nella propria città, nella propria regione, al massimo, si sposta, va da un'altra parte. Non c'è tutta questa comunicazione tra gli uffici di polizia, quindi. Quindi all'estero può continuare a vivere senza troppi problemi, caso esemplare è quello del bandito Santa, il famoso ciclista di inizio Novecento, che è ricercato per omicidio in Italia, scappa in Francia e poi dicevo che in Francia avrebbe potuto vivere tranquillamente, normalmente, ma continuano a commettere dei crimini, dei reati, fa delle rapine in Francia e questo lo renderà ricercato anche lì. Uh, tra l'altro, va in Francia grazie all'aiuto di vari gruppi anarchici, ma questa è un'altra storia. Uh, cosa stavamo dicendo? Comunità di rivoluzionari polacchi, italiani, tedeschi, intrisi della cultura romantica e nazionalista, si raccoglievano nei paesi in cui potevano trovare rifugio. È interessantissimo questo vedere come i nazionalisti polacchi no, si rifugiavano in Germania, i nazionalisti tedeschi magari che volevano unificazione italiana perché, tedesca, perché magari in questo momento non c'era Germania unita, era stata disciolta da Napoleone e ridotta a confederazione. Uh, si, uh, si uniscono magari in Spagna, si aggregano in Spagna i rivoluzionari italiani, i nazionalisti italiani, gente come Mazzini che magari si riunisce a gruppi di nazionalisti in altre parti d'Europa de e tutti insieme sono d'accordo nel parlare di nazioni, di nazionalismi, di creare queste nazioni, vi è un'idea di nazione che è molto particolare, che non ha una matrice etnica, ricordiamolo, precisiamolo, l'idea di nazione nel XIX secolo non ha una base etnica, ha una base culturale, ha un riferimento culturale. L'unica forma di nazionalismo su base etnica che incontriamo in Europa è quello che incontreremo in area Germanica. Solo in Germania si parlerà di etnia e si avrà una forte connotazione etnica razziale. Nel resto d'Europa il nazionalismo sarà su base di matrice culturale. L'Italia, essere italiani, significa appartenere ad una determinata cultura, ad una determinata tradizione millenaria fatta di intrecci di civiltà, per Pirandello sono italiani, cioè per Pirandello l'Italia, il popolo italico è quel popolo frutto, no, di un meraviglioso intreccio di civiltà, dura millenario, e Pirandello è un uomo che avrebbe sottoscritto il manifesto degli intellettuali fascisti, ma stiamo correndo troppo. Tornando invece, tornando, uh, tornando ai rivoluzionari, Gran Bretagna, Svizzera, Francia, Belgio... Vari gruppi di rivoluzionari comunicavano tra di loro grazie all'intermediazione dei viaggiatori, pronti a simpatizzare con gli esuli e a condividerne le esperienze. A questo proposito vi mi allontano un secondo perché vi prendo una cosa che potrebbe essere interessante. Uh. Non lo avevo preparato, però ecco, questo qui è interessante. È un libro sul comitato d'azione romano 1862-1867. Qui vi sono molte lettere, vi sono raccolte tantissime lettere che venivano inviate, che venivano spedite da Roma, verso quindi abbiamo una verso diretta a Firenze, una diretta a Spoleto, uh, sempre Spoleto, uh, comunque che venivano spedite in varie zone d'Italia. In queste lettere troviamo scritte cose del te un altro documento che si trova là fra le carte Buzzaresi è pronta, è pronta la stessa data 1 marzo e la sottoscrizione aperta della provincia di Benevento a soccorso dei prigionieri politici delle province no, magari ho beccato proprio un documento che non è molto criptografato perché ne ho preso uno già criptografato già decriptato comunque ecco si utilizza tantissimo la crittografia, si scrivono documenti, no? si scrivono lettere in cui si parla magari di una poesia, si parla di una poesia, si raccontano. Ho, ho letto questa poesia di questo poeta che è stata pubblicata in questa data, uh, e in base a vari elementi che vengono disseminati nella lettera. E grazie alla chiave di decodifica, alla chiave di decriptaggio, poi si possono estrarre da quella lettera tante informazioni, magari. Quella lettera che sembra un commento no, molto appassionato ad una poesia, in realtà, uh, in realtà è un documento che sta organizzando, è una lettera con cui si organizza un incontro clandestino per pianificare una rivolta. Uh, e queste lettere vengono consegnate a volte in maniera volontaria da persone che sapevano le finalità di quella lettera, che sono viaggiatori, ambasciatori, simpatizzanti, intellettuali che si spostavano tantissimo in Europa in questo periodo, ma altre volte erano ignari messaggeri, gente che semplicemente si ritrovava con delle lettere da consegnare senza sapere minimamente cosa stava per consegnare. In tutta la prima metà del XIX secolo i moti rivoluzionari si sviluppano in un paese e nell'altro con numerosi caratteri in comune uh, L'abbiamo già letta però sta parte qua. Um, I vari gruppi rivoluzionari comunicavano tra di loro grazie all'intermediazione dei viaggiatori pronti a simpatizzare con gli esuli e condividerne le aspirazioni. Queste considerazioni dovrebbero spiegare l'adesione in momenti particolari di scopi rivoluzionari in diversi paesi europei. I modi del 2021 coinvolsero più o meno contemporaneamente Spagna, Portogallo, Regno delle Due Sicilie, Piemonte e Grecia. Nel 1830-1831 fu la volta della Francia con la nota rivoluzione di, U di luglio. Qui fecero seguito Belgio, Italia, se Centro-Settentrionale e Polonia, nel 1948 la rivoluzione infiammò praticamente in tutta Europa, eh, fatta eccezione eh, per motivi opposti in Gran Bretagna e nell'impero zarista. In Gran Bretagna non esplode perché non c'era motivo perché le rivendicazioni, le richieste che vengono fatte dai rivoluzionari del 48 non avevano senso di esistere. In Gran Bretagna, dove erano già state praticamente concesse, è già era stato concesso tutto quello che i rivoluzionari credevano. Nell'impero zarista, la rivoluzione non si combia perché viene letteralmente sedata nel sangue. Uh, quindi viene arrestata prima ancora di nascere grazie all'attività uh, intransigente della polizia e varie altre cose. Comunque, tutte queste rivolte continuavano verso aperte sfide, uh, costituivano delle aperte sfide al disegno politico e territoriale uscito dal congresso di Vienna. Tutte queste rivoluzioni mettevano in discussione l'Europa che era stata costruita a tavolino durante il congresso di Vienna. Era una rivendicazione, era una richiesta di un'Europa nuova, di un'Europa diversa da quella che era stata voluta e costruita dall'elite. E a richiederlo erano in parte la borghesia, che in alcuni casi fallì miseramente perché non coinvolse no, le massi popolari. 2021 Spagna è un fallimello clamoroso la rivoluzione in altri casi ebbe un successo leggermente migliore, sebbene venne comunque tutto poi normalizzato, tra virgolette, ovvero la rivolta venne sedata, come nel caso del 3031 o del 48. Eh, alla pro... Alla pro... Chi? Alla protervia autarchia della Santa Alleanza, uno dei due gruppi di alleanza, e quello più tradizionale, tra l'altro, venuto fuori dal congresso di Vienna, i rivoluzionari dell'intera Europa sembravano rispondere con la strategia dei popoli. Uh, che, dei popoli che, appunto, che, si, che si rivendicavano come tali che, uh, che rivendicavano il loro posto nella storia e nella società. Le sfide condussero inizialmente quasi sempre alla sconfitta. Come dicevo, 30, 30, 20-21 fallimento totale. 30-31 fallimento parziale, 48 fallimenti. Con riserva nel senso che la rivolta viene sedata, ma, uh, cioè, mh, rivolta viene sedata mh, ma i rivoluzionari comunque ottengono parte di quello che stavano richiedendo. Le sfide condussero inizialmente mh, quasi sempre alla sconfitta, ma non mancarono alcune importanti vittorie. Come dicevo appunto nel 1948, anche se la rivoluzione viene fermata, viene interrotta, uh, in alcuni casi anche fermata nel sangue: i rivoluzionari comunque ottengono parte di ciò che stavano richiedendo. Stavano chiedendo carte costituzionali alla fine e le ottengono. L'indipendenza della Grecia è uno di quei successi, tra virgolette, rivoluzionari. L'indipendenza della Grecia fu l'esto fortunato della mobilitazione rivoluzionaria del 2021. La società segreta, eterea, pre, composta prevalentemente da mercanti, ma anche da insegnanti, studenti, ufficiali dell'esercito, piccoli gruppi di artigiani e contadini, erano il centro organizzatore della ribellione antiturca scoppiata in Grecia nel 1821 e eh, diversi anni più tardi, perché la rivoluzione che sta in Grecia, l'indipendenza della Grecia arriverà quasi dieci anni più tardi, però riusciranno ad ottenere l'indipendenza, saranno indipendenti dall'impero ottomano e, ed essendo quello il loro obiettivo la rivoluzione ha successo. In termini storici è importante anche fare questo tipo di distinzioni. Mi sto battendo per un qualcosa, mi sto mobilitando per un qualcosa. Mi mobilito per l'indipendenza della Grecia. Riesco ad ottenere l'indipendenza della Grecia? Sì. Ok, allora la rivoluzione ha avuto successo. Non ottengo l'indipendenza della Grecia? La rivoluzione è stata un fallimento. Potremmo citare la guerra. Di, la prima guerra mondiale. L'Italia che entra in guerra per conquistare territori in Austria non riesce a conquistarli. E potremmo discuterne per ore sul fatto che l'Italia quella guerra l'ha vinta o non l'ha guinta, ma, eh, ma non c'entra ora. Magari ne riparliamo quando arriveremo a quel punto. Um, L'appoggio aperto della Russia. Che mirava a indebolire l'impero ottomano per varie ragioni strategiche e politiche. La Russia non ha accesso al Mediterraneo, la Russia è bloccata nel Mar Nero. Se parte del canale no, che, al, che collega il Mar Nero con il Mediterraneo è controllata da qualcuno che è amico della Russia, allora la Russia ha accesso al Mediterraneo. La Russia quindi appoggia la Grecia affinché tutto ciò che si trova a, o, a est, Uh, no, est, a ovest del Bosforo, a ovest dei Dardanelli, uh, diventi Grecia. Ci riesce in parte. Uh, lo stretto rimane comunque sotto il controllo della Turchia, sotto il controllo dell'impero ottomano. Quindi riesce, ma non del tutto, ecco, per quanto riguarda l'appoggio della Russia. Per quanto riguarda altre parti d'Europa, invece, ci sarà una, un successo maggiore. La Russia poi cercherà comunque di fare altre pressioni, di ottenere quell'accesso al Mediterraneo. Lo vediamo soprattutto negli anni 50, nel 54, con la questione della guerra di Crimea. La Russia rivendica il proprio pretettorato su alcuni territori dell'area balcanica. L'impero ottomano viene spinto a intervenire dalle potenze europee contro la Russia e ne conseguono varie cose che poi approfondiremo quando arriveremo a quel punto. L'appoggio aperto della Russia che mirava a indebolire l'impero ottomano per porre sotto la sua egemonia le popolazioni slave della penisola balcanica e la ribellione del 1815 che aveva procurato ai serbi un'ampia autonomia diedero indubbi vantaggi alla lotta dei rivoluzionari greci. Vera poi il ruolo svolto dall'opinione pubblica, all'opinione pubblica è Importantissimo comincia ad essere importantissimo. Come dicevo, comincia ad avere un proprio rilievo internazionale. È il secolo dell'opinione pubblica e del XIX secolo. Nel secolo successivo sarebbe stata ancora più incisiva, come cosa. Il uh, ruolo svolto dell'opinione pubblica che aveva spinto la Gran Bretagna ad abbandonare la realpolitik con cui guardava al problema dell'integrità dell'impero ottomano, l'Inghilterra, la corona britannica a livello. Politico avrebbe dovuto prendere le parti dell'impero ottomano perché era un impero. Appoggiare le rivendicazioni della Grecia avrebbe indirettamente dato un segnale no, ai vari popoli che componevano l'impero britannico. Ovvero potete avere la vostra indipendenza, ribellatevi e io non posso, no, poi negarvelo, perché io ho appoggiato la Grecia. Quindi tecnicamente e politicamente la Gran Bretagna era costretta in un certo senso ad appoggiare, uh, appoggiare l'impero ottomano. Tuttavia in Inghilterra l'opinione pubblica uh, britannica era dalla parte della Grecia, perché? perché la Grecia non era Turchia, perché la Grecia non era ottomana, perché la Grecia non era musulmana e quindi, quindi l'Inghilterra si ritrova ad appoggiare tutte le conseguenze del caso la, la causa greca la causa della Grecia. Eh, che stavamo dicendo? Dopo essersi, essersi rifiutato di intervenire in aiuto di Grecia nel 1923, sostenendo di non essere interessata a una guerra né per Istide né per San Paolo, nel 1822 la, la Gran Bretagna nel 1823 non appoggia. La Grecia, l'opinione pubblica poi gli fa cambiare idea e nel 1826, di fronte all'emozione suscitata in Inghilterra e in tutta Europa dalla brutalità con cui Ibrahim Passà eh, represse la Grecia, il ministro degli esteri George Cunningham decise di trovare con lo zar una soluzione politica da imporre alla sublime porta. La sublime porta sarebbe l'impero ottomano. L'anno seguente, 1827, la proposta di formare una sorta, una sorta, uno Stato greco autonomo ma non sovrano, che è importante anche qui come cosa, eh? ha trovato la chiave di volta. Stato greco, Stato autonomo greco, quindi Regno di Grecia, Principe di Verrega, ma non Stato sovrano, quindi Stato subordinato comunque ad un'altra autorità politica. Questo... Questo accontenta l'opinione pubblica che quindi la Grecia ha una sua indipendenza ma non costringe l'Inghilterra, cioè non dà quel segnale temuto appunto dalla corona britannica di dire ai vari appartenenti, ai vari popoli dell'impero potete ribellarvi tranquillamente. Uh, appunto quindi viene creato uno Stato autonomo ma non sovrano. Uh, questo accordo trovato tra l'Inghilterra, questa proposta alla fine fatta dall'Inghilterra e dalla Russia all'Impero ottomano non trovò consensi, non trovò riscontro. L'Impero ottomano disse no, non creerò un regno di Grecia, però in altre zone d'Europa questa soluzione sarebbe stata adottata in un secondo momento. Dopo la sconfitta navale in, inflitta al Navarro, la flotta anglo-francese anglo russa e quella turco-egiziana si giunse alla pace di Adrianopoli nel 1829 e all'inizio della Grecia, all'indipendenza della Grecia. Uh, Steph 05 ti ringrazio ti ringrazio tantissimo per il follow grazie, grazie, grazie per esserti unito a noi uh, non so se è partito l'alert comunque ti ringrazio davvero tanto per il follow stiamo leggendo un manuale di storia contemporanea leggeremo ancora qualche pagina e poi ci, uh, poi ci fermeremo ci fermeremo e ricominceremo domani sempre alle, 4, alle 16 per un'altra ora, ora e mezza circa Uh, comunque, in seguito a una serie di sconfitte navali, sconfitte uh, nel 39, si nel 29 si giunse effettivamente all'indipendenza della Grecia. Il nuovo regno venne affidato nel 1833 a Ottone di Baviera, 1833, l'ho detto malissimo prima. Economicamente questo nuovo regno, in quanto nuovo regno, era... Debolissimo, non aveva risorse auree, non aveva risorse auree, non aveva risorse strategiche, era il regno più povero d'Europa, ma aveva l'appoggio di colossi, quale l'Impero Britannico, quale il Regno di Francia, quale la Russia Zavista, e questi gli sarebbero tornati d'aiuto per un'eventuale politica economica era economicamente debole, istituzionalmente molto fragile e territorialmente estremamente limitato. La Grecia era uno sputo fondamentalmente. Il regno si estendeva esclusivamente tra il golfo di Arta e quello di Volo e inoltre la Gran Bretagna conservava il controllo delle isole Ionie che avrebbero consegnato, che avrebbero ceduto dice restituito, ma che avrebbero ceduto, perché il regno è stato appena creato, che avrebbero ceduto alla Grecia soltanto nel 1863. La vicenda greca rappresentava la prima smentita dell'accordo di Vienna e il primo passo indietro del congresso di Vienna. <coughs> Allo stesso tempo era prova che la questione d'Oriente non poteva più essere solo un problema esclusivo della porta celeste, ma doveva diventare un affare internazionale, doveva diventare una questione politica che riguardasse e coinvolgesse tutta l'Europa, perché la Turchia era alle porte, era affacciata sull'Europa e la gestione dell'area balcanica non doveva essere un prerogativo, un'esclusiva o un problema solo de, della Russia o dell'Austria, successivamente Austria-Ungheria. Uh, doveva diventare un affare internazionale con forti implicazioni sugli equilibri europei. Meno fortunate furono le contemporanee vicende rivoluzionarie del Regno delle Due Sicilie, che puntava anche qui ad ottenere l'indipendenza, cioè l'indipendenza, una maggiore autonomia, era comunque un regno vassallo no, della, della Spagna, del Piemonte, del Piemonte, del Portogallo e della Spagna stessa, inaugurate... Da, dal moto scoppiato in Spagna del 1820, le fermate rivoluzionarie degli altri paesi ebbero caratteri comuni, tutti puntavano infatti a imporre un sistema costituzionale, quello che dicevamo prima, chiedevano le costituzioni, tutti puntavano a comporre un sistema costituzionale, ponendo ad esempio il testo della costituzione liberale spagnola del 1812. Uh, la costituzione di non ricordo il nome di la de, di carta comunque uh, il nucleo principale fu costituito dai militari che si trovarono a fronteggiare l'ostilità dei pilastri dell'antico regime ovvero sovrano chiesa contadini con il sostegno di forze eh, moderate e radicali o democratiche separate da profondi contrasti. Dopo tutto, a deboli successi eh, iniziali seguirono la sconfitta, quindi come dicevamo poco fa, no le... si ottiene qualche vittoria ma la mala organizzazione nel caso delle rivoluzioni del 2021 abbiamo a che fare proprio con la mala organizzazione perché non c'è un coinvolgimento popolare sono militari che partono autonomamente senza coinvolgere uh, senza coinvolgere i contadini senza coinvolgere i contadini è difficile fare una rivoluzione. La rivoluzione francese ha funzionato, quella del, del XIX del XVIII secolo. Ha funzionato perché c'è perché stata una grandissima mobilitazione delle masse contadine. Uh, nel XXI questo non avviene. Um, dicevamo. Comunque il nucleo principale fu costituito da contadini che si ritrovavano a fronteggiare l'ostilità dei pilastri dell'antico regime si ritrovano a ad essere contrastati e a contrastare da una parte la Chiesa che aveva comunque un suo bel peso, una sua forza, si ritrovano a contrastare il sovrano, la monarchia, ma si ritrovano a non avere l'appoggio dei contadini che quindi sono un ostacolo, sono un peso, sono un problema anche loro, con il sostegno di forze moderate, radicali o democratiche separate da profondi contrasti. Dappertutto a deboli successi iniziali seguì la sconfitta, in alcuni casi per mano delle forze lealiste nazionali come ad esempio in Portogallo o in Piemonte dove l'esercito regolare riuscì a sconfiggere senza troppe difficoltà gli insorti, in altri per l'intervento di forze straniere, per esempio francesi che intervengono in Spagna al fianco della corona spagnola. O austriache uh, nel Regno delle Due Sicilie che intervengono a fianco appunto della, della corona del Regno delle Due Sicilie. La rivolta spagnola era semplicemente, uh, sto leggendo tutta un'altra cosa io: la rivolta spagnola, sempre per il carattere sovranazionale del network, della rete comunicativa uh, e cospirativa, fece sì che in molte colonie dell'America Latina si accentuassero le. Le spinte indipendentiste nei confronti di Spagna e Portogallo. Gran parte dell'America Latina era già stata attraversata in età napoleonica, no? da forse correnti interventiste. Uh, la Francia, la Spagna soprattutto, erano state fortemente impegnate e compromesse da Napoleone. Erano talmente impegnati a contrastare Napoleone che in Europa che abbandonarono, tra virgolette, per molto tempo le colonie e nelle colonie si formarono governi autonomi, si formarono varie forze, eh, tra virgolette, rivoluzionarie. Che poi, dopo il congresso di Vienna, vennero sedate. Ma anche lì la rivolta, no? la libertà e l'autonomia l'avevano conosciuta. Ora la volevano, ora la pretendevano e quindi. Quando cominciano a scoppiare questi movimenti popolari in Europa, le fiamme dell'insurrezione si riaccendono anche in America Latina. Ed è un tema che viene affrontato pochissimo, quasi mai, uh, nei manuali scolastici. No, cosa succede in America Latina nel 2021? 21 boh, Si parla dell'America Latina soltanto sulla fine del secolo. Ma vabbè comunque. E parliamo del periodo, qui parliamo dell'età di Bolivar. Eh. Uh, comunque, già negli anni in cui l'esercito francese aveva occupato la Spagna, in molte colonie, ecco qui c'è scritto quello che stavo anticipando, in molte colonie latinoamericane erano sorti movimenti di indipendenza. Il gruppo dirigente di questi movimenti era costituito da creoli, ovvero popolazioni bianche eredi dei primi colonizzatori. I creoli si erano impadroniti delle principali posizioni di potere politico ed economico, mentre meticci, indios, schiavi neri occupavano gli stati inferiori della gerarchia sociale. Le giunte militari di Francisco de Miranda in Venezuela o di, B di Bernard O'Higgins in Cile o José San Martín in Argentina avevano procurato imparare importanti vittorie contro le forze di occupazione sconfitto Napoleone però la, è regolata la, riportata alla normalità la situazione europea venne riportata anche la normalità nelle colonie quindi anche le colonie ritornarono sotto il controllo degli antichi signori qui fuori passa un'ambulanza non so se la sentite uh, l'esercito spagnolo nel 1815 trovò le energie per riconquistare quasi tutto il territorio coloniale si, di una, si trattò però di una vittoria di breve durata. Le forze indipendenti, indipendentiste sotto la guida dei creoli e di grandi leader come Simone Bolivar e il gran liberatore, il simbolo della politica rivoluzionaria latinoamericana, avevano portato alla nascita di una nuova... Unità statali indipendenti. Gran Colombia, Argentina, Brasile, Perù, eh, Federazione delle Province Unite dell'America Centrale e tante altre, i percorsi verso l'indipendenza furono comuni a tutte le nuove unità statali, con la sola eccezione del Brasile e del Messico. Il Messico, poi ne parleremo no, in maniera più approfondita del Messico. Um, nel primo, la costituzione dell'impero indipendente fu dichiarata, dichiarata dall'erede al trono del Portogallo, de Pedro I. Nel secondo, contrariamente a quanto avveniva dappertutto, la partecipazione di Metici e degli Indios alla guerra di indipendenza fu assai ampia. In Messico, i Metici, gli Indios, i nativi. Prendono parte, c'è un, un riaccendersi no, dell'identità nazionale, quel nazionalismo che stava attraversando anche l'Europa, attraversa anche i popoli latinoamericani, centroamericani, americani in questo caso. Uh, fu assai più ampio, tanto da suggerire all'elite creola di sostenere nel 1821 dopo il colpo di mano del generale spagnolo Agustin dei Turbine che assunse la corona di Imperatore del Messico. La parentesi dell'Impero del Messico, ripeto, la affronteremo in un'altra live. Nel frattempo, ringrazio ancora XX per il follow, grazie caro ti ringrazio tantissimo, caro cara non lo so, ti ringrazio comunque tantissimo per il follow. Stiamo leggendo un manuale di storia contemporanea per aiutarvi un po' a ripassare in questi giorni in cui le scuole sono chiuse e la live sarà recuperabile una volta terminata, terminerà credo da pochissimo perché sono ormai alla fine di questo paragrafo e ci rivediamo, se vi interessa, se volete, domani dalle 16 con un'altra live o domani sera dalle 21 con un'altra Sono sempre in live praticamente, e comunque... I nuovi, organismi, I nuovi organismi statali, le nuove entità statali ovviamente, i nuovi organismi... Appoggiavano su, su basi sociali assai fragili. La popolazione indiana veniva, ehm, viveva, non veniva, viveva in condizioni di grande ignoranza e di grande miseria. C'era una povertà assoluta. Come in tutti gli stati di nuova formazione che ottengono l'indipendenza no, da un altro stato c'è tanta povertà perché? Perché le risorse ehm, la ricchezza non si trovava nelle colonie. La ricchezza delle colonie, soprattutto di quelle spagnole, si trovava in Spagna. Veniva presa dalle colonie l'oro, veniva presa dall'America Latina e portato in Spagna. Questo flusso d'oro dall'America Latina alla Spagna aveva caratterizzato no, la principale entrata di oro della colonia spagnola e del suo tra virgolette viceregno il... nell'Italia meridionale. I nuovi organismi poggiavano su basi sociali assai fragili. La popolazione india. Uh, in, in la popolazione india viveva, uh, indigena, viveva in condizioni di ignoranza e di miseria. I rapporti tra, propr tra proprietari creoli e i contadini conservavano un carattere feudale. Vi era ancora una forte componente feudale nell'America Latina. Vi ancora oggi una forte componente feudale nell'America Latina. Unico importante progresso fu l'abolizione della schiavitù. Il Brasile è il primo paese al mondo ad abolire la schiavitù in tutti i territori ex-coloniali con, uh, con la significativa esclusione del Brasile. La debolezza delle istituzioni politiche e rappresentative, che pure erano in generale disegnate sui modelli liberali europei, creava Instabilità e aumentava il peso specifico degli apparati militari. Quindi, abbiamo a che fare con un forte militarismo, guerriglieri, no? uh, milizie, gruppi di uh, capi militari, uh, clan, tribù. Abbiamo comunque a che fare anche con una popolazione, con una zona del mondo che era ancora fortemente legata alle tribù rurali. I vari villaggi erano autonomi, indipendenti e le varie milizie. Si legano molto alla realtà rurale, quindi abbiamo varie milizie per le varie comunità, ogni comunità ha la propria milizia. E in un quadro più ampio, di più ampio respiro, queste milizie concorrono poi al potere, alla corsa al potere su scala nazionale. I capi militari eh, caudillos. Devano la forza e l'autorità che gli conferiva la fedeltà dell'esercito per realizzare i colpi di Stato e imporre dittature personali di più, più, più o meno ampio uh, a portata, abbiamo veramente tantissimi, uh, cioè, abbiamo villaggi, poco più di villaggi, assemblamenti di villaggi che si, uh, che si mobilitano, che si riconoscono, che si proclamano come nazione. La debolezza sociale e istituzionale delle nuove formazioni statali, unitamente all'ampiezza dei territori su cui questo dovevano governare, re, resero inevitabili i processi di frammentazione. Quello dicevo, no? Buonasera Francesco. Uh, il sogno di Bolivar, il sogno di Bolivar in America latina, ovvero di un'America federale, con strati grandi e forti, si infranse rapidamente su processi di separazione continua. Ognuno rivendicava no, il proprio orticello, ognuno rivendicava il proprio potere quel sistema feudale uh, di cui parlavamo prima. La Gran Colombia si scisse tra, due, tra tre stati di Venezuela, Colombia ed Ecuador. La Federazione delle Province Unite dell'America Centrale si scompose negli stati di, Guala, di Guatemala, Honduras, Salvador, Costa Rica, Nicaragua. Nel 1828, grazie alla mediazione britannica, nasceva lo stato indipendente dell'Uruguay, il cui territorio era. Era stato oggetto di una lunga lotta tra il Brasile e l'Argentina, un po' come uh, il territorio di Trieste e Trento in Italia. Mentre gli Stati Uniti, uh, con la dottrina Monroe, riassumibile nello slogan: l'America e gli americani, i lanciavano i primi segnali di una volontà di egemonia sull'America Latina, sull'area sull latinoamericana. I nuovi stati si affacciavano al mercato internazionale sotto il controllo britannico. Uh, L'America rivendicava no, la propria indipendenza, eh, la propria egemonia, rivendicava in qualche modo la propria autorità sugli in qualità di prima nazione, no, di principale potenza del continente americano sui vari territori del continente sia settentrionale che meridionale, gli stati però del continente latinoamericano facevano affari con la Gran Bretagna facevano affari con i mercanti britannici perché, perché erano quelli più attivi erano soprattutto la Gran Bretagna agli inizi del XIX secolo, soprattutto dopo il 1911 e praticamente il principale paese ad impegnarsi nella lotta alla nella lotta Uh, al commercio degli schiavi, non mi usciva il termine, non mi esce il termine, continua a non venire fuori il termine. Comunque si impegna particolarmente nella lotta al contrasto della schiavitù e nel contrastare la schiavitù favorisce ogni genere di altra coltivazione, quindi i britannici sono quelli che, che acquistano dall'America Latina, mentre i francesi prendono soprattutto dalle proprie colonie, gli spagnoli prendono dalle colonie Uh, gli inglesi no, gli inglesi acquistano, gli inglesi acquistano e vendono tanto e quindi diventano il principale partner commerciale dell'America Latina. Uh, la, la subordinanza agli interessi commerciali della Gran Bretagna, l'esportazione pressoché esclusiva di prodotti agricoli e del sottosuolo conta condannavano almeno per il momento i paesi latinoamericani ai meccanismi perversi dello scambio ineguali tra materie prime e manufatti industriali quali, l... quali al sottosviluppo e quindi al sottosviluppo in pratica um, visto che nessun altro voleva ecco, mettiamola così facciamola molto semplice nessuno era interessato ad acquistare, ad avere scambi commerciali con i paesi dell'America Latina. L'unico paese, l'unica forza commerciale che intratteneva scambi commerciali con questi paesi era la Gran Bretagna. Visto che non c'erano altri che commerciavano e che quindi potevano regolamentare in qualche modo il prezzo, che potevano portare il prezzo delle merci a interesse dei produttori latinoamericani, i britannici... Stabilivano loro i prezzi, stabilendo loro i prezzi si vengono a praticare scambi ineguali. Quindi, io prendo 100 kg di grano e ti do 8 magliette, più o meno è questo. Io prendo 2 tonnellate d'oro e ti do 20 kg di zucchero, più o meno. Uh, uh, ovviamente, non sono questi gli scambi. La Gran Bretagna porre, compra in varie zone, porta in altre, esporta in America Latina. Soprattutto prodotti di, di fabbriche, quindi prodotti tessili, manufatturieri, uh, strumenti da lavoro, attrezzi da lavoro, pezzi di ricambio per macchinari e tante altre cose. Uh, detto, questo, detto questo, ci sarebbe ora da parlare dell'ondata rivoluzionaria del 3031, Cosa che. Faremo nella live di domani perché voglio tenere queste live al massimo di un'ora, così possono essere recuperabili senza troppe difficoltà indifferita, Io vi ringrazio, ovvero tutti per aver ascoltato per aver seguito, ringrazio ancora una volta tutti quelli che hanno lasciato il follow oggi, ovvero ciao Franci, Calcio 48, Raffaele, il nonno matto Steph 05 e CoraXX. Davvero, grazie, grazie, grazie a tutti per il follow. Vi ricordo che domani, dalle 16, sarò ancora in live, di nuovo in live, parliamo dei moti del 3031 e, e, e oggi volevo arrivare al 48, ma mi sa che non è cosa, uh, perché, perché, perché non ce la facciamo ad arrivare al 48, cioè c'è veramente, oddio, ce la potremmo fare, cioè se fosse una live di due ore ci arriveremmo al 48, uh, perché veramente c'è una pagina e mezza qui sul, ci sono due pagine e mezza sui moti del 3031. È una piccola parentesi britannica negli anni 30, che in cui ci viene spiegato perché i modi del 30-31 non interesseranno l'area britannica. Se vi interessa, domani sera, dalle 21, sarò in live sul mio canale YouTube, Storica Eyes, insieme a Giuseppe Alonci del canale YouTube La Chimica per Tutti e Enrico D'Urso della pagina Facebook La Fisica che non ti aspetti per parlare di Marie Curie. Comunque, io vi ringrazio, vi ringrazio davvero tutti. Grazie ancora. A chi ha seguito la live, grazie a chi la recupererà in differita, e nulla. Noi ci vediamo domani. Sto tragiversando perché qui non prende il comando termina la diretta. Quindi, boh.